Ciao a tutti, benvenuti al canale Studiamo Insieme. Mi chiamo Elena, sono futura OS e sono russa. Ho difficoltà con l'italiano, ma devo studiare lo stesso perché vivo in Italia. E questo video ho creato per rinfrescare tutto, diciamo, cosa vuol dire RSA, cosa vuol dire ADI, cosa vuol dire dimensione protetta, cosa vuol dire caregiver, tutor. Allora, andiamo a rinfrescare. E cominciamo dal RSA. RSA, questa residenza sanitaria assistenziale, sono strutture socio-sanitarie residenziali che suddivise in due. Che post acuti, e questa 20 giorni a carico dell'ASL, e questi di mantenimento che ospitano le persone non autosufficienti. Per entrare in RSA di mantenimento, la persona può entrare con la scheda di AGED. AGED è questa scheda che compila dottore. E mette punteggio, più alto punteggio, più possibilità di entrare nel RSA. E più veloce anche, più alto punteggio, più veloce entri in RSA. Allora, adesso andiamo a vedere cosa vuol dire ADI. ADI, questa assistenza domiciliare integrata, e ADI suddivide sul due, semplice e complessa. Per ADI semplice fanno medicazione, preleve di sangue, cambio catetere, aiuto dell'OS e delle infermiere. E questa ADI semplice. Invece ADI complessa, questa insieme di queste cure mediche, infermieristiche, fisioterapista, comunque ADI complessa, come diciamo ADI complessa. Dobbiamo ricordare ADI complessa e più completa, diciamo. ADI deve essere richiesta al distretto sanitario di residenza oppure dal medico di base, medico curante, medico di famiglia. Allora, andiamo a vedere cosa vuol dire dimensione protetta. Dimensione protetta, se ricordiamo da questa materia che abbiamo studiato, assistenza sociale. Dimensione protetta, questa assistenza domiciliare integrata, questa è proprio ADI. Poi inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale. E certificazione del non autosufficienza secondo normativa regolare per interventi economici. Se ricordiamo MAC. MAC, meglio a casa, e questa finanziato, questa MAC finanziato dalle regioni. Allora, questa MAC significa che viene una badante a casa e a questa badante paga ASL, e paga ASL per 36 ore settimanali. Andiamo a vedere cosa vuol dire caregiver. Caregiver, questa è una persona, un familiare, che si prende cura del malato e si fa assistenza fisica e sanitaria, mansioni domestiche, monitoraggio e supervisione. Andiamo a vedere cosa vuol dire tutor, tutore. Tutore tutela un soggetto tutelato a causa del minore età o uno che non sia di grado di fare in autonomia la cura di proprio interesse personale e patrimoniale. Il tutor è un rappresentante legale che è nominato dal giudice. Allora, per oggi basta. Se ti è piaciuto questo video, mi metti un like per favore sotto i video e alla prossima!